Il pareggio del rimpianto in un derby che ha restituito ad Arezzo il clima del grande calcio, che la partita con il Livorno fosse un capitolo a parte lo si sapeva, ma alla fine sono tanti rimpianti perché l'Arezzo, oltre che formazione di rango, sembra essere affetta da masochismo calcistico. L'assenza di Risaliti rilancia Polvani in difesa, con il tutto fare Lazzarini, per il resto c'è zona sinistra, mentre davanti giocano i 13 di Castello. Colacchioni sposa una tattica prudente e adotta un 3-5-2 ma visto finora, che le dice lunga sulle sue intenzioni. Sugli spalti oltre 4.000 spettatori. Già al secondo minuto Diallo entra in area, vince un rimpallo ma calcia sul fondo. La partita sale di tono, al settimo arriva il primo giallo, se lo prende Zanolla. Minuto 14, Pattarello sprinta ma il suo tentativo costringe la linea arretrata dei Labronici ad una difesa in extremis. Ammonito anche Damiani al 19esimo. Al minuto 24 il fattaccio che condizionerà il derby fa tutto Trombini, che si fa rubare una palla che era sua. Frati lo supera, il portiere lo atterra, netto il calcio di rigore alla pari del rosso. Entra Viti, esce Convitto, dal dischetto si presenta Frati che segna. La sua esultanza eccessiva rischia di degenerare. Indiani ridisegna la squadra con 3 centrocampisti e 2 avanzati. Al 37esimo Patta servito da Diallo cade in area, ma per Colaninno è tutto regolare. Il primo tempo si chiude con questa iniziativa di Pattarello, troppo frettoloso nella conclusione. Si va al riposo con qualche recriminazione tra i locali e il vantaggio del Livorno. Nella ripresa Indiani gioca la carta Poggesi per Pericolini. Il gioco stenta a decollare. Al 18esimo è bravo Viti a sbrogliare una situazione pericolosa in area Amaranto. Dopo un minuto Indiani getta in mischia Bramante per Castiglia e l'Arezzo successivamente arriva a conquistarsi il calcio di rigore. Diallo mette la sua potenza nello scatto, evita Fogli che lo stende. Calcio di rigore netto, giallo però per il portiere, come da regolamento. Dagli 11 metri Settembrini si fa respingere il tiro, ma è pronto sulla ribattuta e realizza il pareggio sotto la Minghelli che esplode. Lo stadio è un tourbillon. Al 26esimo Bramante conclude alto dopo una bella sponda di Diallo. Poi al 38esimo zona è toccato duro da Cretella, ma l'arbitro tira fuori il cartellino giallo. Nel finale conta solo il corpo a corpo, ma alla fine sarà solo pareggio, un punto che costa il primato all'Arezzo, visto che è costretto a condividere il primato con la Pianese. Inizia un altro campionato.